Hello guys, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qui con un video diverso dal solito, l'avete già letto dal titolo. Però prima di partire col video ti volevo chiedere se ti sei già iscritto al canale. Se non l'hai fatto mi raccomando iscriviti ora, fallo, è gratuito, non costa niente. Attiva la campanella perché così sei sintonizzato sempre su YouTube in qualsiasi cosa io faccia. E se ancora non l'hai fatto vai a seguirmi sul canale Viola, questo è il mio tag, già lo sai. Inizieranno le live dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle 21 alle 24. Quindi lunedì, mercoledì e venerdì ci saranno le live. Ti aspetto. Mi raccomando vai anche su Instagram perché lì parlo con tutti voi, rispondo sempre a tutti. Quindi se ti va di iscrivermi e seguirmi, cioè devi seguirmi, non è se ti va, devi, ti aspetto anche su Instagram. Ok ragazzi, prima di partire col video vi spiegherò brevemente cosa andremo a fare. Allora, andremo a chiamare dei miei amici per vedere se loro mi difenderanno o mi copriranno di un tradimento che io andrò a fare alla mia ragazza, perché sì, lei è la mia ragazza da 4 anni ormai. Vedrò se i miei amici mi copriranno. Prima di iniziare col video io ho già avvisato tipo 2-3 giorni fa i miei amici, queste 3 persone perché non ne ho tanti. Ho avvisato loro dicendo che oggi uscivo con una ragazza e che la mia ragazza, cioè lei, non sapeva niente. Io ho detto questo, ma uscivo per parlare di cose di manager, cose del genere che c'entrano con YouTube. Voglio vedere chi mi copre. Iniziamo. Ok ragazzi, la prima persona che andremo a chiamare è Amir, che è il ragazzo che vedete in Italia abbandonata, e lo andremo a chiamare. Vediamo se mi coprirà. Non sono pronta. Vai, vai, vai. No, serio, serio. Ciao Amir, sono la Vanessa. Scusa se ti disturbo, però Marco non mi risponde. Mi aveva detto che era con te, però non mi risponde da un po' e mi sto un po' preoccupando. Me lo puoi passare? No, è qua con me, dammi 30 secondi. Mi stai chiamando, ti vedo, datemi in attesa. Ok. Ha messo in attesa. Mi sta chiamando, mi sta chiamando. Oi Fra? Oi, ciao, mi ha chiamato tua amorosa. Per cosa? Fra, io gli ho detto che sono con te. Io gli ho confermato che sei con me. Adesso unisco la chiamata così facciamo finta che ti ho passato, che ti ho passato il telefono, ok? Sperando non lo vede però sullo schermo. Vabbè, non penso si metta a guardare il tabulato. Dai, 3 secondi. Vabbè. Ti unisco. Oh, proviamo, proviamo. Passo. Ciao amore. Ma dove sei? Ma dove sei? Amir. Amir. Era tutto uno scherzo. Era per vedere se mi coprivi. Oh, ma comunque, non si vede nella chiamata che mi hai aggiunto, No? No, no, non veniva fuori. Pazzesco, raga. Volevo dirti, guarda che lo sente se... Cosa vuoi dire ai nostri amici di YouTube? Che sei un bravo amico? Ovvio, niente. Oh, abbiamo trovato una soluzione, ragazzi. Se volete fare le corna a vostra amorosa, dite a un vostro amico che vi aggiunga la chiamata. O no? Perché tanto non compare sul telefono. Allora, vedi, il problema di coppia l'hanno già risolto. Ecco, già risolti. Da domani tutte le donne d'Italia cornute. Abbiamo trovato un nuovo metodo. Guarda, avevo sentito il bimbombo che eravate insieme. L'hai sentito? Sì. Però dai, sei stato astuto. Sì. Io però pensavo che si vedesse. Va bene, hai superato il test. Non ti preoccupare che ce ne saranno molti altri. Sì, tranquillo. Va bene. Sì, allora posso contare sempre su di te, grazie. Quando vuoi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Allora, il primo mi ha coperto bene perché si vede che l'ha già fatto con altre persone, perché sapeva che non compariva l'aggiunta alla chiamata, vuol dire che l'ha già fatto, ha già coperto qualcuno. Grandissimo. È un esperto. È un esperto ormai, è un esperto. Chi vuoi fare? Sono indeciso se fare il mio cugino, io farei prima il mio cugino però. Sergio. Facciamo prima il mio cugino. Ciao Sergio. Vai, vai, parti con Sergio. Qua è difficile. Tosta qua.
Fai la voce un po' preoccupata. Sta lavando la macchina. Oi, Vanessa. Ehi, ciao Sergio. Scusa se ti disturbo. Ma va, figurati, dimmi. No, niente, sono un po' preoccupata perché Marco non mi risponde. Per mi aveva detto che era con te, no? Sì, sì, sai no, che... l'ho lasciato, era suo nonno adesso, da mio nonno. Perché... perché ho visto su... sai che abbiamo la mappa, no? L'iPhone. Ok. E non è sulla mappa, non è a casa di vostra nonna. Quindi... non so, perché io so trovare la macchina io. Mm. E quindi, cioè, non saprei. So che è via con Antonio. Ah, ok. Cioè, no, non lo so, sinceramente. Boh, non mi ha detto niente. Cioè, non è da lui questa cosa, però... mi aveva detto che era con te, saprei. Per questo... Oi, Vanessa? Vanessa? Pronto? Oi, dimmi. Oi, no, sei? Sì, tu ci sei. Sì, ci sono. E... dimmi che hai chiamato Antonio. Vanessa? E mi ha detto che... sì. Cioè, ho chiamato anche Antonio prima, no? Però okay. Marco mi ha detto che era con te. È questo che non capisco. Cioè... sì, era con me prima, cioè... ah. Cioè, perché io dovevo andare a lavare la macchina, per quello... di lì dove sono? Cioè, era un imprevisto, non era... ok, ma tu sai dov'è, comunque? E adesso non lo so dov'è. Cioè, lui mi ha detto che ci incontravamo dopo per le 5 che andavi a lavare tu la macchina, no? Ah, sì, sì, dovevo giusto? Infatti venire io. Okay. Vabbè, sì, sì. No, perché, cioè, no, nel senso, va, mi sto preoccupando, cioè, perché non mi risponde. Digli che mi vedi da ostinato a fare aperitivo. Cioè, vedrai che... o avrà il telefono, cioè, non lo no, so. No, non lo so, perché, allora, sinceramente, volevo che lo dicessi tu, però, sinceramente, dalla mappa vedo che è tipo in centro... in un bar, cioè ostinati tipo, però... ok, io non, cioè, più che altro dico che io l'ho lasciato forse mezz'oretta fa, perché sono tra la macchina, quindi cioè, non so dove ah, è okay. andato. Va bene, vabbè. Cioè, il momento che passava da mio nonno, cioè dal nonno, non so cosa doveva fare, boh, se doveva fare dei video, non so. Ah, ok. E, cioè, non so poi cosa faceva, più che altro, cioè, non sono neanche interessato. Chiedi se ti passa a prendere, cioè, che mi porti da ostinati. Insomma, 5 ci incontravamo qua. Se no, cioè, se tu sei libero... mi potresti venire a prendere? Che cioè io sono qua da Marco, infatti dovevo venire, sì, per questo ti sì. ho chiamato, perché sono preoccupata, nel senso sono qua da lui, mi aveva detto che no. veniva per questo. A volte provo a chiamarlo io, ma dai, risponde. No, è per questo che sono preoccupata. Dai, vuoi che provo a chiamarlo io? Sì, dai, dai, meglio, perché meglio. Dai. Magari ti risponde, magari, non so. Magari c'è una pensata, c'è cioè che... sì, no, sì, ok. Perché ti dico, anche dalla mappa non mi risponde, eccetera. Allora sì, per sì, questo. Sì. No, fai bene ad esserti preoccupata. Infatti. Cioè, non è che. Ok. Dai, provo a chiamarlo, dai. Sì, per favore. Sì, va bene, va bene. Dai, ciao, ciao, ciao. Ciao. Oh, mio cugino è un po' l'infamello. Ma forse non ha capito bene. È un po' l'infamello, l'ho lasciato dal nonno. E poi dopo non so dove sono andato. Che bastardo. Sei proprio un bastardo, Sergio. So che stai guardando questo video, bastardo. Ma. Mio cugino, raga. Mio cugino. Oi! Ma sì. Oi! Un secondo. Dimmi. Un secondo. Dimmi. Aspetta, ti spiego. La Vanessa mi ha appena chiamato. Ma come, Fra? Perché ti ha visto che sei in città, allora ti spiego cosa ma detto io. Come ha fatto a vedermi, Fra? Telefono, ha visto che sei in un bar in città. E voleva venire. Dal telefono? Ascolta, ma non ho messo storie, Sergio? No, dalla posizione del telefono forse, non lo so, mi ha appena chiesto porca posizione. Ti spiego cosa gli ho detto io. Avevo detto che ero con te, mezz'ora fa, ti ho lasciato dal nonno, perché volevi andare dal nonno. Volevi passare e posso trovare la macchina, non so cosa voglio andare a fare in giro, ok? Ascoltami. Cazzo. Gli ho detto così io, gli ho detto che da mezz'ora fa ti ho lasciato dal nonno. Cazzo. Ok, posso trovare la macchina. Ok, perché la Vanessa fa, guarda... perché mi ha chiamato due volte, Fra, ma non posso rispondergli, cioè... la Vanessa mi fa, sei qui, vieni giù che andiamo in città. Che mi dai uno strappo fino in città. Tu riesci a venire a prendere, sono da Ostinati? Sì, ti posso prendere, gli ho detto, Vanessa, aspetta un secondo. Passami a prendere e digli, chiamale e digli che sono dal nonno e che... ma ti vede la posizione, sa dove sei. Adesso la cavo, digli che sono dal nonno e che mi passi a prendere dal nonno e che mi porti subito a casa, ok? Ma porco, ma ci lo sai che cosa ti inventi poi che sei stato ostinato? Fra, ma in qualche modo gliela butto giù. Cioè, gli dico che magari è una posizione. Cioè, che a volte va un po' storta la posizione, Fra, non so. Prova, chiamala tu adesso. No, ma ha chiamato due volte, ho evitato la chiamata, Fra. Scusa, magari dico che appunto il telefono mi funziona male, non so. Marci, no.
Digli piuttosto che sei andato con Antonio, che devi incontrarti con un tuo amico che non era fuori programma. Non digli sta cazzata marcisciata, digli che sei con Antonio e sei passato perché Antonio aveva fatto conoscere un suo amico che fa video così, robe varie. Digli questo. Chiamala e digli che mi passa a prendere, dai. Ok, ci sta, Vabbè, gli sta, dico questo, regge. gli dico Sì, questo allora. regge tantissimo, vai, vai. Grazie, Sergio, grazie, Ok, grazie, ciao, grazie. ciao, ciao. E il cugino si è ripreso bene qua, proprio in calcio d'angolo, bastardo, si è ripreso, proprio in calcio d'angolo. Ehi. Poi, allora l'ho chiamato, Ok. prima non mi ha risposto, poi mi ha risposto, non lo so, boh. E niente, cioè, mi fa che è nato in città perché fa che Antonio doveva presentargli un suo amico che fa i video, volevano parlare, non lo so, Ah, sinceramente ok. non lo so manco io, Boh. cioè non lo sapevo neanche io per dirti, cioè, mi fa Digli che hai appunto chiamato che è Antonio, mi ha così detto che non sei imprevisto, con lui. non lo so, appunto adesso lo vado a prendere, mi fa se lo passavo a Boh, prendere. ma perché, cioè, io adesso ho anche scritto Antonio, no? Sì. E mi ha detto che non era con Antonio. Cioè, prima ancora, Cioè, Antonio qualche non era mese. con Marco? Sì, esatto. Boh, mi pare impossibile, perché cioè, non lo so. Boh, non sto capendo più niente, Non lo so, perché cioè. cioè, io l'ho visto anche, cioè, io l'ho visto Non so neanche anche più se preoccuparmi o arrabbiarmi, cioè. Antonio. No, no, ma va, Vanessa, ma appunto adesso mi fa se lo passavo a prendere. Vabbè, aspetto, cosa Ma devo va, fare? cioè, è una cazzata, Vanessa, nel senso, non te l'avrà detto e si sarà dimenticato, cioè. Sergio, Dimmi, Marci, sì. Cosa c'è? sei stato un grande. Stiamo facendo un video per YouTube, sei stato un grande. Perché? Sei serio? Sì. Non ci Mi credo. hai difeso in calcio d'angolo, proprio, ti sei salvato all'ultimo. Secondo me non capiva all'inizio cosa doveva dire. Ma dai, siete dei bastardi. Ma devo venire a prendere città, sì o No, sono a casa a fare un video, non devi venire in città. Ok. Ok, Ciao, 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 ciao. grazie. Ciao. Ciao, ciao. Oh, saluto a te, allora, dai, ciao, ciao. Dopo, non so. Pezzo di merda, però. Basta con queste cose. Saluta YouTube. Dai, vaffanculo. Ciao. Ciao, ciao. Ah, cavolo. Però era strana. Si stava un po' alterando. Antonio gli ha detto di no, ma va, no, Vanessa, tu grandissima, proprio hai interpretato benissimo il fatto del. Non so se arrabbiarmi o pensare male. Lì, guarda, ti giuro, proprio pazzesco. Adesso andremo a chiamare il mio migliore amico. Pronto? Ciao Davide, sono Vanessa. Ciao Vanessa. E lo so, è strano che ti chiamo, però nel senso mi sto un po' preoccupando perché Cosa? Marco mi aveva detto che era da te, no? Però è da un po' che non mi risponde. Sì, è qua da me, sta giocando al PC. Ok, no, perché cioè, non risulta dalla mappa, sai che ho il suo iPhone, cioè vedo la posizione, Sì, perché c'è il telefono scarico, penso sia caricare. no? Perché dovrei dire una roba, me lo puoi passare? Sì, guarda, io te lo passerei volentieri, il problema è che adesso sta giocando, capito? Questo è il fatto. Appena finisce di giocare, se vuoi te lo passo, perché sennò muore, Digli capito? Sai veloce, come 5 Marco, è minuti rotto i massimo. coglioni. Va bene, però cioè, almeno tra 5 minuti massimo me lo puoi passare perché cioè, è abbastanza Ma è urgente, no? urgente? Sì. Qual è successo qualcosa? No, cioè, insomma, io devo dire una cosa, semmai. No, va bene, comunque se non ti preoccupare, qua da me, cioè, Ah, va c'è bene. motivo No, per cui è passa. perché appunto dalla posizione non risulta e non mi risponde da un po'. Boh, mi Sì, sembra beh, è strano. perché è spento, ma non ti preoccupare, non c'è problema. Va Ah, va bene. Ok, grazie. bene, Ciao ciao. niente, nessun problema. A dopo, ciao ciao. Ciao, 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 Oh! Non ha neanche pensato un attimo, subito Ma è è qua. proprio così deciso, convinto, cioè mi stavo autoconvincendo di essere veramente là a casa sua a giocare. Vero? Si vede un avvocato proprio. Adesso dobbiamo aspettare, secondo me, un po' di tempo e poi tipo lo richiamiamo. Oppure ti chiamo a te. Mi ha scritto, raga, mi ha scritto, mi ha scritto, mi ha scritto. Raga, mi ha scritto, mi ha appena scritto dove cazzo sei. Non so se si vede. Mi sta chiamando, mi sta chiamando. Shh, shh, mi sta chiamando, mi sta chiamando. Mi sta chiamando. Oi, Davide! Oh, Marco, mi senti? Dimmi, dimmi, sì, dimmi, dimmi. Ma dove sei? Sono da qua al bar che sto facendo aperitivo. Ma perché, scusa, cioè, mi ha chiamato la Vanessa dicendo che tu gli hai detto che sei con me, Marci. Sì, cioè. Marco? Dade, sono fuori con una ragazza. Sono Marco? fuori con una ragazza. Marco, dove cazzo sei, Marci? Sono fuori con una Con chi? ragazza. Con una ragazza. Te l'ho Con detto la ragazza? anche?
Sì, che dobbiamo parlare di Non gliel'hai YouTube. detto la Vanessa, non gliel'hai detto. Cioè, sai, non è che posso dire a mia morosa vado fuori con una ragazza a fare aperitivo per YouTube, poi, cioè, non ci crede neanche mia mamma. Marco, non sento il rumore della gente, dove sei? Vabbè. Marco, dove sei, seriamente? Vabbè, sono a casa di questa Marco, non me l'hai ragazza. detto, Sono a sei a casa, casa? sì. Marco, ma scusa, allora, innanzitutto non capisco perché devi mettermi in mezzo a me, cioè per coprirti il culo, quando sai che dopo ci vado di mezzo io e mi sta sul c***o questa cosa. Poi son già 2 o 3 volte che la tradisci, ma allora, scusate, ma cioè, finisci la c***o. Allora, se tu la vuoi tradire, diciamo, lasciala e basta, no? Non vuoi stare insieme a lei, vuoi scopare con le altre. Tradiscila e basta, cioè, Dade, Dade, tradiscila, Dade, Dade, è uno lasciala e scherzo. basta, Dade, che stai cazzo parlando fai? troppo, è uno scherzo per YouTube, Davide. Ah, scherzo per YouTube. Davide. Marco, sei un Davide, sai, mi coglione, va. dai. Davide, dai, cazzo, Davide. Marco, sei un coglione, Sei proprio un Marco. coglione, cazzo. Marco, ma che cazzo fai? Cioè. Vabbè, ma sei un pirla. Sei un scherzo, ma hai fatto Digli, bene. Davide, digli a Vanessa che stai scherzando, per favore. Ma dai, ma lo so che cioè. Non è vero comunque, Vanessa. Beh, No, ovvio, non è no, vero, non è vero. dai, Vedete? o ti sei messo d'accordo con lui? No, non è vero. Dai, Marco. Non è vero, stava Mi piace lo scherzando. scherzo da solo. Cioè, di mezzo a sti casini, Dai. Marzio, Sei un scusa. infame, Dade. Beh, se è uno scherzo siete veramente bravi, eh. Lo Cioè, non ho sai, capito, sei messo d'accordo con lui prima? Siamo messi d'accordo io e Davide, prima è Ma venuto qua. Gli ho detto chiamami e dimmi al telefono che gli ho fatto le corna 3 volte. guarda che immaginavo. No, avevi già gli occhi lucidi. Stavi È pensando. l'allergia. Sì, l'allergia. Ma va, dai, lo Stavi pensando al so. tradimento, Ma te. va. No, Te non l'ho piangere, subito. però. Non sto Non piangere, amore. piangendo, Non scema. piangere. Grande, sei stato un Ma grande, lo so. Cosa ho detto allora? Ho detto amore. sei stato diretto, sei stato proprio grandissimo. Vuoi salutare YouTube, Dade? Ciao YouTube, mettete il follow, attivate la campanellina, Marco 1899. Grande, grande, ciao Dade. Ciao, ciao, ciao. Detto questo, ragazzi, il video può finire qua. Spero che vi piaccia. Arriviamo, quanti like? 400. 4, c'han 500. Ah, va bene. Va bene, dai. 500 like e porteremo magari un altro video con la mia ragazza. Vedremo cosa riusciremo a fare. Magari porteremo altri contenuti. Arriviamo a 500 like. Scrivetemi anche delle idee su Instagram. Commentate qui sotto se questo video vi è piaciuto e quale persona secondo voi mi ha difeso meglio. Ci vediamo sempre mercoledì alle 14 con un nuovo video bomba. E adios.